buongiorno, sono Anna Bernardini, direttore di Villa e Collezione Panza. Siamo a Varese, nella Castellanza di Biumo Superiore, in una posizione sopraelevata, quindi siamo a metà tra cielo e terra. In questo luogo che Giuseppe Panza, attraverso la sua collezione, l'ha reso celebre nel mondo. Le prime notizie su Villa Panza risalgono ai primi anni del Seicento, quando la villa venne costruita da Ascanio Origoni, un'importante famiglia varesina, una famiglia di collezionisti anche, tra l'altro d'arte contemporanea. Quindi una villa che già di per sé geneticamente aveva dentro di sé questo richiamo alla bellezza e anche all'arte che poi i proprietari successivi hanno portato avanti. Nel 1748 la villa venne comprata dal marchese Menafoglio, marchese banchiere di Maria Teresa d'Austria. Successivamente, quindi nel 1830, la villa divenne proprietà di un'importantissima famiglia milanese, quindi la famiglia del duca Pompeo Litta, che chiamò un grande architetto, che era Luigi Canonica, che ha fatto questi straordinari rustici e il Salone Impero, che è questo salone da pranzo e conviviale che venne aggiunto grazie alla commissione dei Litta. La villa passò poi invece a Ernesto Panza e divenne celebre nel mondo grazie alla passione e all'amore che Giuseppe Panza di Biumo, quindi figlio di Ernesto Panza, che collezionò una delle più importanti raccolte d'arte del secondo Novecento internazionale. Villa Panza è circondata da un straordinario parco di 33.000 metri quadri, un giardino all'italiana diviso in tre parterre, e la separazione tra il primo e il secondo parterre di questo giardino è data da questa incredibile galleria di carpini che di fatto dimostra già la genetica della villa, no? Questo rapporto molto profondo che c'è tra architettura e natura, che è stato uno degli elementi portanti anche della ricerca di Giuseppe Panza di Biumo. Giuseppe Panza è stato anche uno dei più grandi collezionisti europei d'arte americana. Pensiamo che la sua collezione contava ben 2.500 opere d'arte, dei più grandi maestri, a partire proprio dagli anni 50, dei più grandi maestri dell'arte dell'espressionismo astratto, della pop art, del minimalismo, dell'arte ambientale concettuale, dell'arte organica, dell'arte monocromatica. Oggi gran parte di questi lavori sono in realtà collezionati, fanno parte della collezione di questi grandi musei americani, pensiamo al Guggenheim di New York, all'Asian Museum di Washington, al MoCA di Los Angeles, ma il cuore della collezione è stato Villa Panza, che per Giuseppe Panza e la sua moglie Giovanna e tutti i figli è stato un luogo di sperimentazione, di criteri estetici e museografici assolutamente innovativi. In queste sale troviamo questa unione, questo dialogo perfetto tra le opere d'arte contemporanea, gli arredi storici e la collezione d'arte primitiva, con una grande misura ed un grande equilibrio. Siamo nei rustici di Villa Panza, che è il luogo, la parte della villa più conosciuto al mondo, dove sono allestiti dei capolavori straordinari, le grandi installazioni d'arte minimale ambientale di Dan Flavin, queste luci fluorescenti e colorate, e incredibili anche i grandi lavori di James Turrell e Robert Irwin, dove c'è una fusione assoluta tra architettura, spazio e luce. Emerge chiarissimamente questo straordinario elemento, questo carattere, no, della luce e del colore, di qualcosa che noi possiamo anche pensare che sia ineffabile, no, immateriale, ma nel momento in cui incontra l'architettura diventa vera e propria materia. Ecco, uno degli elementi e degli aspetti del collezionismo di Giuseppe Panza di Biumo è stata questa attenzione, questa sorta di dimensione spirituale e percettiva molto forte che si ha nell'allestimento di questi lavori fatti di colore e di luce, ma anche del rapporto tra architettura e natura. La natura entra dentro la villa e noi che la percepiamo, che la viviamo, no? Sentiamo la vibrazione dei colori, della luce e anche dei rumori della natura all'interno dell'architettura della villa. Quindi la natura stessa, il concept, il contenuto di quest'opera è un quadro fatto della bellezza e della perfezione della natura, che è stata uno dei temi di ricerca spesso studiata e profondamente amata da Giuseppe Panza di Biumo.
Villa Panza è stata donata nel 1996 da Giuseppe Panza di Biumo, dalla moglie Giovanna e dai loro 5 figli al FAI, Fondamento Italiano, che è dal 2000 che se ne prende cura, che la conserva, la restaura, l'ha aperta al pubblico e organizza anche delle attività culturali e delle mostre temporanee. Quindi noi siamo aperti tutti i giorni e vi accogliamo con grande piacere per visitare questo luogo speciale, fatto di luce e di natura. Grazie.